Eccoci pronti, volevamo provare una strategia inversa, cioè gomme medie all'inizio, però ho paura della safety car, quindi tra l'altro carichiamo anche carichi, partiamo carichi di benzina. Abbiamo impostato solo su questo Gran Premio, guida sportiva, proprio perché le collisioni con i muretti saranno quasi inevitabili, almeno per me. Comunque siamo partiti alla grandissima, siamo nella top 10. Aia. Ops, scusate. Forse ho ostacolato un po' con, forse, con quella manovra, ma sì. Che è successo là dietro però, grazie a me? Un bel casotto. Russell addirittura squalificato. Sainz squalificato? Grazie a quella manovra ho fatto piovere squalifiche per tutti, eh. Abbiamo optato per un assetto veramente basso, quindi in rettilineo avremo veramente poca potenza, ma il mio compito è uscire dalle curve il più veloce possibile, anche se vedo che mi danno decimi su decimi, quindi. Vediamo però di provarci lo stesso. Questo è un circuito che conosciamo tutti a memoria più o meno, però qui veramente col pad, non so col volante, ma qui col pad è veramente difficile. È impostato l'angolo di sterzata massimo, però ci proviamo lo stesso. 20 giri qui è veramente snervante, eh. Ah, brutta storia. Questa è una curva che veramente non riesco mai ad impostare bene. Boh, mi prendono sempre. Comunque, dai, l'importante è far punti. La finestra del pit stop è aperta, siamo al sesto giro, abbiamo sempre Perez alle calcagna, ci ha raggiunto anche Ricciardo, mentre guardate Ocon quanto ci dà di distacco, sono molto più veloci di me questi, sono molto più veloci, cercherò di difendere con le unghie e con i denti questo settimo posto, però paura che al rientro dai box sarà un bel casino. Sarà veramente un bel casino. Sì, voglio cambiarle le gomme e andare lungo perché loro. Vabbè, ci siamo rimessi in pista. Ah, così mi rimetti in pista? Vabbè, raga, io che ci posso fare? Ma perché non hanno chiamato la safety car? Dove rientriamo noi? Rientriamo con Raikkonen alle spalle, il nostro rivale. Perché siamo con miscela grassa? Chi gliel'ha detto? Banda di incapaci, io voglio la miscela magra qui.
Una curva decente finalmente riesco a fare. Qui no. Questo è un circuito che conosciamo veramente tutti. Però al tempo stesso è un circuito che io ho sempre odiato profondamente, nonostante, dai, lo conosciamo a memoria, perché conosciamo benissimo quali sono tutte le curve, come impostarle e tutto il resto. Però vedete, io proprio perché non ho libertà di tirare al massimo, ok, qui stanno andando ai box adesso, rientriamo davanti a Perez. Pensavo di ritornare nel traffico, invece... E invece, bene così, molto bene... Abbiamo raggiunto Norris, che mi pare in grande difficoltà. Il distacco da quella dietro è 2,1 secondi. Il duello con Perez continua, ce l'ho alle calcagna, complice anche una mia serie di errori che lo tiene sempre lì, non riesco a scrollarmelo di dosso, è sempre lì che tenta l'allungo, io gli chiudo sempre tutte le porte, anche perché sappiamo benissimo come a Monaco sia veramente complicata sorpassare. Anche lì ha tentato l'allungo, me lo scrollo un po' di dosso, no? E dopo alla fine ritorna, perché naturalmente non sono abilissimo io in sto Gran Premio qui, anzi. Forse il Gran Premio per me più bello, che mi piace tanto, è quello che arriverà dopo, il Gran Premio del Canada. A meno che non si vada prima in Francia, non mi ricordo. La vettura che ti precede è una Renault. Grazie di avermelo detto, non lo sapevo, eh. La sagra delle ovvietà dai box, come al solito. Comunque, 13° giro. Abbiamo preso 15 secondi da Ocon, da quelli davanti, naturalmente, è chiaro. Hanno anche un propulsore migliore. Il distacco dalla vettura che ti precede è 15,7 secondi. Chiaro che se Perez lo lasciassi andare, forse, sapete che vi dico, lo lascio andare perché se lo merita, va, vai Sergio, facciamo, non mi cambia un punto in più, un punto in meno, non mi cambia per niente la classifica, anzi sì, mi cambia, come? No, ma no, scusate, perché guardavo Sergio Perez io, ok. No, non lo lascio passare, va. Cambiamo il nostro destino, lo teniamo dietro. E invece... l'abbiamo lasciato passare ed è giusto così, va. Se n'è già andato. Eh beh, ma d'altra parte loro hanno un propulsore Mercedes migliore rispetto al sottoscritto, quindi... cerchiamo di finire davanti a Stroll, almeno quello. Magnussen, nona posizione. Valtteri Bottas è stato squalificato. Ho voluto fare il flashback proprio perché volevo che vedeste voi stessi. Valtteri Bottas squalificato. Non si sa perché, non si sa per come.
squalificato, siamo al penultimo giro, dietro la lotta infuocata, e se li lascio passare è finita. Mamma mia, ho sentito una botta, non so voi. Non so che è successo là dietro. Dietro la lotta tra Stroll e Ricciardo è pazzesca. Io gli ostacolo un... Scusate, ho dovuto mettere in pausa un colpo di tosse improvviso. Come fa? Ecco, infatti, arrivavo troppo veloce. Come fanno i piloti se hanno un colpo di tosse? Magari in prossimità delle curve, cioè non li distrae. Se sentite in sottofondo un rumore strano nel mio microfono è il condizionatore, perché oggi veramente fa un caldo al limite della sopportabilità. Le gomme ormai sono andate, non mi danno più niente, non mi danno più aderenza oltre all'inabilità del pilota stesso. Mamma mia! Stroll ci ha provato, ma niente da fare, ed era l'unica porta disponibile. Hamilton ha già passato il traguardo, ne avrà doppiati una marea dietro. Chissà perché Bottas è stato squalificato. Non so se avete capito quanto mi ha dato Perez. 23 secondi. Ma porca miseria. Vabbè, oh raga, è andata così. Doveva andare così, fratelli, come avrebbe detto. Teniamo almeno Raikkonen indietro. Stroll, dov'è finito? È la prima volta che uso il DRS a Monaco. Dai, nono posto, va bene comunque. Mamma mia, che tirata che è Monaco, veramente. Perché oltretutto bisogna essere sempre concentrati, sempre sul pezzo. Latifi che non si caricava. Ok, Toto Wolff ha vinto. Andiamo a vedere le classifiche. Certo, sti caricamenti, veramente capisco che il gioco sia pesante quest'anno. Beh, che decidiamo di fare? Ecco qua. Ci voleva tanto. Vediamo cosa è cambiato nella classifica pilota. Si accorcia la classifica tra la prima posizione e l'inseguito. Allora, ok, noi siamo undicesimi. Due punti da Ocon. Almeno i primi 10 possiamo beccare. E a 16 punti da Racing Point. Sono tanti. Ci proveremo lo stesso, però sarà bella tosta. Comunque ragazzi, classifica piloti veramente strana, con Verstappen e Bottas che se la giocano. Ragazzi, questo è tutto, ci rivediamo al prossimo Gran Premio, penso sia il Canada. Alla prossima, ciao ragazzi.